Ciao ragazzi, qui del 38, come va, che si dice? Allora, eccoci. Allora, come vi avevo detto, vorrei tornare indietro. Sì, la cosa migliore. Qua ho lasciato qualcosa. Ah no, che è quello. Oh, voglio tornare indietro, che vorrei sbloccare quella missione là dei panda. Giardino del sole. Quindi ritorniamo qua. Sblocchiamo quell'area definitivamente. E andiamo pure alla mappa di Sparks. Così, quando ritorniamo, dobbiamo fare solo una missione qua, sia di esplorazione e sia una missione generica, che già andremo, già ce la togliamo oltretutto, perché sennò poi per questione di lore non potremmo più fare determinate missioni, perché solo là c'è, e quindi non voglio perdermi, ecco. Oh, oddio, perché state ancora qui? Ah, ok, perché infatti non ci dovevano stare, sono apparsi, non dovevano apparire. Sì, allora lol. Io adoro fare una stasi sti coniglietti qua. Infatti guardate qua, ecco. Ragazzi, farò più vite qui rispetto a Spyro 2 comunque. Togliti. Ok. Mo, se vi ricordate, noi andiamo in fondo, cioè dovrebbe stare l'evento di Sparks. L'evento di Sparks. Ah, vedete, lo dà per sbloccare. Però a sto punto facciamo prima questo, così lo completiamo veramente come si deve. Sì, perché se lo completiamo al 100%, poi faccio con gli Sparks, al ritorno siamo a posto sempre con le uova. Sì, perché la prossima mappa, questa qua, se non risolviamo delle cose, mettiamola così, scusate per tutta sta accuratezza. Ah, proprio, anzi, fa pure ridere che ormai abbiamo aperto tutto, quindi andiamo direttamente dove dobbiamo andare. Ecco qua. Ok, sì, avevo paura di... ho sapevo che poteva succedere, no? Oddio, ma c'era... aspetta, mi stai dicendo che ci sono delle pietre qui? Ah, era quello là che avevo scassato, non l'ho... no, vabbè, che culo. Che culo, ragazzi. Vabbè, rischiato, ragazzi, appunto, di non... di girare come un pazzo. Ok, guarda qua. Ah, qua non mi dice nulla, ok, andiamo. Ah, che giornata soave per una passeggiata. Salirò sulla mia collina preferita. Ecco, mo lui ha, e poi succede che abbiamo il fratello che ci dirà cosa. Ehi, ho visto dei Rinok che scappavano in cima alla collina con un uovo. Quello che c'è fai qui, e poi anche andare. Fa male, eh? Prova a usare la rotazione per deviare quei barili. In che senso? Ah, sì, vabbè. Mi ha spiegato una cosa che penso che gli facevo male a lui. Mori, ecco. Sì, noi spacchiamo cose. Poi. Io gironzo per ottenere punti. Ecco qua, eccoci qua. Dai, vieni qua, temeno. Ah, mi ha colpito tutto. Cosa volevi fare tu? Ma però, mi piglia in anticipo, maledizione. Sì, devo anticiparlo. Questo è un bel problema. Ok, andai. No, stavo guardando se stavo andando bene. Okay. Quali barili, scusami, poi alla fine sono stati. Ah, volevi. Buttami questo coso. No, ma dai. No, non ci credo. Non ci credo. Pensa che non mi aveva colpito. Ci sono rimasto male. Oh, la prima volta che perdo, eh. Ehi, ho visto dei Rinok.
Ho capito. No, Madonna. Vedi, perché è un millimetro, vedete, è un po' più un millimetro di differenza. No, non devo sbagliare, raga. Ecco qua, ora sono soddisfatto, mamma mia. Ah, non posso, devo per forza passare di... Ah, allora. Se mi dici che devo passare di qua, passo di qua. Ecco qua. Allora, dovrei in realtà... aspetta. I bari rossi li aveva usato comunque. Cazzo, mi è mancata la grande. Preso. Ah, grande. E prende anche l'uovo. Oh, è andata. E abbiamo fatto pure qui, quindi... Bellissimo. Ora ci posso anche andare. Bellissimo, salto, 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 salto. Allora, so perché conosco bene il gioco che sto facendo così, se no avrei perso tempo per tante cose. Ora mi tocca fare quello che vi ho detto. Ecco qua. Eccoci qua. Dai, facciamo col di Sparks. Ciao Spyro. Ciao Sparks. Ho individuato un altro uovo smarrito. Se Sparks se la sente, può andare a prenderlo a Ragnopoli. I ragni, me lo ricordavo. Li odio i ragni, raga. Forse è la mappa più fastidiosa. Me lo ricordo perché i ragni sono fastidiosissimi. Vabbè, vedremo, raga. Ora avete capito perché i ragni sono fastidiosi, ragazzi. Perché non sono ragnetti comuni. Andata. Non mi chiedete come ho azzeccato. Non mi chiedete come ho azzeccato il punto giusto per aprire qua.
Madonna, quanto sono migliorato comunque, eh? Mamma mia. Considera che io avevo una fatica immane con i ragni, eh. Si vede proprio che sono io. Dai, che non devo starnutire. Non è questa? Ok. Andata. Andata. Dai, dimmi che distruggo qualcosa. Ah, sta. Ah, i missili mi servono dopo. Guarda lì. Ok, è andata. No, mi ha colpito. Stavo in difficoltà, hai visto come mi stanno facendo malino? Dammi un po' di vita, grazie. Mamma mia, ragazzi, tosta. Va bello quello, meglio questo. Ok. Contiamo il ragno a breve, eh? Il re dei ragni. Hai visto quanto... Io mi ricordavo che il ragno era fastidioso. Marò! Sì, certi trofei me li dà perché non li ho sbloccati. Perché ve l'ho detto, non l'avevo completato al 100% il gioco. Mamma mia. E però... Mi manca... no, mi mancano, raga. Non mi ha dato il livello completato. Mi sono dimenticato alcuni.
Ma i ragni mi hanno distratto. Sono un po' disgraziati. Non ho fatto bene. Dammi la cura, no? Infatti. Uno e due. Erano troppi qua. Mo sono livello completato. Adesso, prima di fare il nuovo, l'altro livello che ormai, oh, qui abbiamo completato ormai, cioè possiamo anche andare. Vediamo cosa abbiamo sbloccato con Pax. Cosa farà adesso? Perché io mi ricordo che una volta lo finì e lui praticamente era diventato immortale. Cioè praticamente ti è rimasta la vita infinita. Io una volta da bambino pensavo che era un errore del gioco. Però mi sembra che se fai tutti i livelli, Sparks diventa immortale. Ok, basta. Ragazzi, abbiamo fatto tutto. Ora dobbiamo fare solo questo. E ora andiamo al lago. Ok? Ci ritorniamo dove prima. E ora dobbiamo ritornare dove prima, raga. Sono pure stupido, sto facendo tutto il giro più lungo. Perché in realtà ero già là vicino, però. Vabbè, tutto normale. Vabbè, abbiamo aggiornato il modello. Ora ci serve questo per spostarci ovunque. Lago della sera. E da qui ora dobbiamo fare un giro di perlustrazione, perché ci mancano delle cose da prendere, da sbloccare. E voglio fare almeno 100% l'area sia di uova, perché ne mancano due mi sembra, o tre, non mi ricordo. No, due. E poi dobbiamo, sbloccare, toglierci tutte le gemme della zona. Ok, uno mi dirà, ma scusami, le conosce a memoria i posti? Sì, come sempre. E mo andiamo direttamente sott'acqua, ragazzi. Oh, ecco qua, il primo. Vedete, io me ne ricordo tutti. Allora. Dai, il percorso delle api qua è uno dei più pericolosi. Non lo faremo adesso perché non ci serve. Noi dobbiamo... c'è la balena. Dai, scusci, Ecco. Ah, perché ho preso la balena. Infatti dicevo io, com'è che... Ecco qua. C'era una balena un minuto fa qui. Che bruttissima se dobbiamo paragonare a... alla versione originale, ragazzi. La versione originale era bellissima. Comunque, sì, bellissima perché era proprio particolare, ignorante, simpaticissima e faceva pure ridere. Ora, poi che cosa abbiamo? Buonanotte. Guardate quante cose dobbiamo sbloccare in acqua, ragazzi. Allora, noi... dobbiamo fare una missione specifica, raga, ve lo dico già, che ci... Eccola qua, il primo. Questo è uno dei primi nascondigli che sapevo che c'era. Stupi. Vabbè, andiamo. Poi. Oh, non riesco a prendere, ok. Tanta roba, poi cos'è che mancava, che stavo dimenticando? Noi dobbiamo entrare qua, Vi informo che il nostro obiettivo è entrare già qui. Cioè, in quello là, nave di roccata, raga. Allora, nella versione originale i romanacci, parlavano alla romana, ma erano ignoranti e cafoni proprio, che erano troppo simpatici. Allora, ci manca uno. Lo so perché me lo ricordo. Dov'era? Oh. No, ne manca uno, raga. Ah, eccolo. Cioè, manca uno in senso qui. Ok. E adesso... oh, caro balena, eccolo là. Intanto ci prendiamo le cose da sotto qui, che non le toccate proprio. Che non le possiamo ignorarle. Li hanno messi... oh, eccolo qua. Balena, puoi aprire per favore quella bella bocca? Esatto. Sì, siamo dentro la balena. E guardate cosa c'era qua.
Ragazzi, abbiamo completato il gioco. Ah, dovrebbe ruttare. La versione originale è molto più divertente, ti rutta veramente. Bene ragazzi, ora posso dire di aver finito. Ragazzi, abbiamo fatto già il gioco per 100, la nostra mappa. Adesso dobbiamo solo concentrarsi su tutte qua. Tanto lo sapete, abbiamo già fatto una missione che è quella dello Yeti, quindi vuol dire che se ne facciamo un'altra succede una cutscene o una cinematica, una cutscene, insomma, per la narrazione. E qua ne saranno anche più di una, ok? Parentesi, voglio farmi prima una da togliere di mezzo subito, perché una è perché ci sarà Hunter, sì, perché vi dico che Hunter purtroppo ci mancherà nella prossima parte, può avere una cutscene, però ci sarà, quindi non sarà utilizzabile, quindi un motivo in più di usare quel mondo, che ora lo faccio vedere, qua, proprio perché c'è solo lui qui. Sì, perché nelle altre lui non c'è, quindi dobbiamo non dimenticare. Ah sì, è giusto, e poi quello là delle api. Però quello delle api non è un problema, perché tanto sapete, i percorsi li facciamo in un secondo momento. Quindi la più importante è questa. Quindi qui del 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.